Ok, siamo in diretta. Siamo live? Sì. Perfetto. Sì, ce la... Abemos live. Ok. Dimmi tu quando posso andare. Ah, vai. Ok. Grazie a tutti per essere venuti. Siamo contentissimi che ci sia stata questa adesione. Per chi di voi fosse arrivato e non avesse conosciuto, non avesse potuto partecipare ai precedenti due eventi, questo è il terzo evento dedicato al tema Afghanistan in un periodo che, come voi sapete, come anche Leila che ci segue sa benissimo e ce ne parlerà, è un periodo difficilissimo. Con i precedenti due eventi abbiamo già avuto modo di indagare di quali sono le problematiche che affliggono questo paese. L'evento di stasera, che ha ospite Leila, che altro c'è qua, deve avere alle mie spalle, eccola, ciao Leila. Con Leila andremo ad approfondire a una serie di domande, di capire quello che è effettivamente quello che sta avvenendo e quella che è la sua esperienza nel fare divulgazione attraverso gli strumenti che noi conosciamo benissimo, che sono i social network. Prima di cedere la parola a Martina, la mia responsabile, e a Leila, vorrei però un piccolo intervento da parte di altre due figure che sono state importantissime nell'organizzazione di questo evento, di questo palinsesto di eventi, che sono Giulia Rodari, che rappresenta qua con noi Cista, e Shafik, che rappresenta 21 marzo, un'altra associazione che è presente sul territorio a Verbania, che per chi di voi non la conoscesse, merita di essere conosciuta, con sede al cantiere. Ok. A questo punto io chiederei a Giulia di dirci qualcosa in merito a quello che è stato il primo evento che con abbiamo avuto il piacere di approfondire, e poi con Shafik che ci spiegherà quello che è stato il secondo evento. Dopodiché Martina ci guiderà nel terzo, poi di stasera. Un ultimo ringraziamento va ai ragazzi del Blackbird di Omegna che ci ospitano questa sera, come vedete. Non è scontato, nel periodo di Covid abbiamo dovuto gestire tante situazioni, quindi vi facciamo anche un ringraziamento per questa possibilità. Grazie ragazzi. Ok, lascio la parola a Giulia Rodari. Buonasera, grazie appunto a tutti innanzitutto per essere qua. È molto bello vedervi così numerosi e vi ringrazio. È molto bello vedere soprattutto così tanti giovani in questo momento, ed è stato un po' uno degli obiettivi di questa rassegna. Lei, abbiamo un tuo ritorno. Ok, perfetto, grazie. Grazie, ok. E appunto era uno degli obiettivi anche di questa rassegna, riuscire a dare informazioni diverse e riuscire anche a coinvolgere persone diverse. In particolare appunto la presenza di 21 marzo e di ora era proprio funzionale a cercare di raggiungere soprattutto i giovani. Quando questa tematica è importantissima riuscire ad affrontarla, era importantissimo riuscire ad affrontarla agosto, ma è ancora più importante riuscire ad affrontarla adesso, che come vedete bene dai giornali non se ne parla assolutamente più, ma la situazione ovviamente sta sempre di più precipitando ogni giorno. Di questo appunto poi ci parlerà Leila, quindi io cerco di essere molto più sintetica solo nel spiegarvi che cosa fa la mia associazione. Quindi appunto io sono qua in rappresentanza del CISDA, il Coordinamento Italiano Sostegno a Donne Afghane. È un'associazione che è stata fondata nel 1999 e registrata nel 2004. È un'associazione che si occupa appunto di Afghanistan, in particolare del sostegno a donne e bambini, attraverso vari progetti. Non se ne occupa in prima persona, nel senso che noi siamo un'associazione appunto di totale volontariato, quindi ci occupiamo di raccogliere fondi e di direzionare i progetti di alcune organizzazioni che noi abbiamo scelto di sostenere in Afghanistan. La prima, la principale, quella da cui è partito tutto, è RAWA, l'Associazione Rivoluzionaria delle Donne dell'Afghanistan, che è stata creata nel 1977 da un'allora giovanissima studentessa ventenne, Mina Kemal. È la prima e più importante associazione rivoluzionaria femminista dell'Afghanistan, da cui poi sono nati un sacco di altri percorsi capaci di lavorare sull'empowerment dell'intera società, delle donne e anche dei bambini, attraverso orfanotrofi, attraverso degli shelter per donne maltrattate, funzionali al loro proseguo, poi la costruzione di una vita indipendente e
capace di riuscire a reinserirsi in una società scappando dalla violenza della loro famiglia. E poi un partito politico, Ambassadì si chiama, è il Partito della Solidarietà, che è l'unico partito indipendente, interetnico dell'Afghanistan, che è riuscito anche ad avere poi delle quote in Parlamento, ovviamente prima di questo attuale momento storico. Niente, appunto, mi fermerei qua, poi se avete Grazie. Qualche domanda piuttosto al termine, mi fa piacere appunto provare a rispondervi per quella che è la mia competenza. Grazie Giulia. Grazie a voi. Ok, Giulia ci ha dato questa grande cornice su quella che è l'attività che porta avanti CISDA. Adesso abbiamo Shafiq che con 21 marzo hanno portato avanti quello che è stato il secondo evento, che ha avuto tra l'altro ospiti di un certo calibro. Allora, grazie a tutti, io sono Shafiq, faccio parte di Associazione 21 Marzo APS, un'associazione, come diceva Giovanni, che lavora in particolare sulla città di Verbania, ma da tempo ormai allarga il suo orizzonte a tutto il VCO. Il suo obiettivo è quello di portare i valori della cittadinanza attiva, diciamo, promozione sociale e culturale, soprattutto tra i giovani. Stimolare un po' l'interesse e la voglia di incidere in qualche modo sulla vita politica, sulla vita cittadina e del proprio territorio. Siamo stati, abbiamo collaborato con CISDA, con Omnia Responsabile per la realizzazione di questa piccola rassegna di tre eventi. Abbiamo risposto a una chiamata che ci sembrava doveroso aderire perché, come diceva Giulia, come ha detto Giovanni, parlare di Afghanistan in questo momento è assolutamente fondamentale per mantenere alta l'attenzione su un argomento, su una situazione, su una realtà che è anche nostra. Cioè, nel senso, è una cosa che interessa a tutti e deve interessare a tutti. L'incontro che abbiamo ospitato, diciamo, al cantiere di Verbania, ho avuto come ospiti Enrico Campofreda, che è uno scrittore giornalista, e Stefano Ruzza, un insegnante, un professore dell'Università di Torino. Ci hanno dato una mano, una grossa mano, a fare, come dire, una specie di disegnare un quadro, ecco, sia storico, del passato e del presente, di questo paese, dell'Afghanistan, sia dal punto di vista, come dicevo, storico che culturale e etnico. Oggi sono qui, ci sono altri presenti che fanno parte dell'associazione 21 marzo perché con lei la speriamo di aggiungere un tassello a questo bel percorso e sono sicuro che sarà così, quindi in realtà non dico molto altro, anche io mi aggiungo ai ringraziamenti i nostri compagni di strada, di Omnia Responsabile, a Giulia Rodari, a questo splendido spazio che sicuramente tornerò a frequentare perché è veramente bellissimo. E niente, quindi lascerei la parola a chi bene. Grazie. Grazie. Bene, ok, adesso abbiamo con noi Martina, io me ne responsabile. Ciao, buonasera. Ti do la ok, aspetta tu. Ciao Leila. Ciao, senti? Io ti sento, nel caso ci fosse ritorno, ditemelo così quando parli tu io muto. Sì, anche io. Ok, spegniamo il microfono. Ok, perfetto. Ciao, come ti anticipavo l'idea di stasera era quella di fare una chiacchierata anche piuttosto informale per rendere un po' tutti partecipi della situazione che c'è in Afghanistan, anche coloro che non conoscono questa situazione così nel profondo. Quindi partirei col chiederti che noi ti abbiamo conosciuto attraverso Instagram, noi come associazione, e da lì poi penso che un po' tutti ci siamo appassionati ai tuoi contenuti, abbiamo guardato le tue storie, abbiamo seguito i tuoi post, e fai divulgazione. Perché? Perché vuoi arrivare, cioè cosa ti spinge a portare un tema anche così forte, così importante e
farlo arrivare ai giovani probabilmente, perché poi il grosso di la grossa fetta di Instagram è data dai giovani, quindi spiegaci un po' insomma cosa ti ha spinto a questo e cosa fai. Ok, allora intanto prima di rispondere volevo ringraziarvi dell'invito, quindi ringrazio tutte, tutti e tutte per essere intanto qua in questo momento e mi fa molto piacere che quest'anno ci sia stata una grossa risposta in realtà dal punto di vista soprattutto dei ragazzi su diverse tematiche in realtà legate a conflitti, perché prima dell'Afghanistan per esempio a maggio c'è stata un'enorme risposta della gioventù per quanto riguarda per esempio la questione palestinese. Allora io non è che mi definisco proprio una divulgatrice, nel senso che in realtà sarei una giornalista, anche se in Italia se non hai il tesserino non puoi essere definita giornalista, ma quello che faccio di principio è quello, da anni in realtà, da quando studiavo all'università, non dirò da quanto tempo, no scherzo, sono 7-8 anni ormai che lo faccio, sono laureata in relazioni internazionali e sono specializzata in Nord Africa, Africa subsahariana e sud-ovest asiatico, che erroneamente si chiama Medio Oriente, con l'eccezione dell'Afghanistan che in realtà è in Asia centrale, ma che ho avuto modo di studiare e approfondire molto bene soprattutto nel periodo della tesi triennale. Quindi in realtà diciamo che è un paese, come avete avuto modo credo di vedere nelle puntate precedenti, ha una storia molto particolare, cioè non è stata mai colonizzata, una posizione strategica, la questione del grande gioco, eccetera. A me piace parlare delle cose che so, di cui so, e mi rendo conto che c'è un vuoto nell'informazione quando si tratta di geopolitica, quando si tratta di conflitti, e c'è una narrazione eurocentrica e molto bianca quando si tratta di parlare di alcune aree del mondo. Cioè è difficilissimo riuscire a raccontare quello che succede in alcuni paesi senza avere veramente la lente di ingrandimento occidentale e bianca. Molti di voi saranno sicuramente super giovani, ma la narrazione è cambiata tantissimo dall'11 settembre in poi, sia per quanto riguarda le persone di religione musulmana, sia per quanto riguarda le persone arabofone, che varie aree del mondo, ed è uno dei motivi per cui da persona di origine nordafricana ho abbracciato, okay, l'idea di voler essere un po' una voce fuori dal coro, che non vuol dire di tirare verso quella direzione, ma semplicemente dire aspetta un attimo, magari prima di raccontare quella cosa in quel modo lì va approfondito, va analizzato il perché, qual è la causa. E infatti io sono a rompiscatole e dico non si può parlare di Afghanistan senza tener conto di cosa è successo 20 anni fa, ma soprattutto di quello che è successo 40 anni fa, perché quello che è successo 20 anni fa è una conseguenza di quello che a quanto pare ho un modo molto schietto e evidentemente abbastanza semplice di parlare. Questa cosa ha aiutato, mi ha aiutato tanto ad arrivare magari a un pubblico molto più giovane e quindi sì, in realtà faccio solo i social, ma nasco come appunto carta stampata tra virgolette e nelle scuole tantissimo da tanti anni, ecco. Ok, senti, a me ha colpito tantissimo il tuo discorso sull'eurocentrismo. Anche perché è vero, tutto viene messo a paragone con la nostra società, ma sono due società completamente differenti, dove il paragone è totalmente ingiusto. Infatti noi riflettevamo un po' su quello che è la donna. Anche questo evento è fatto sulla condizione del genere, di genere in Afghanistan. E quindi la donna emancipata in Afghanistan la si pensa sempre a confronto con una donna emancipata in Italia, quando in realtà poi è una cosa diversissima, data appunto da basi culturali diverse, basi storiche diverse, una crescita del paese differente, una religione differente. E quindi non voglio chiederti un confronto, perché è tutto quello che non faremo stasera, ma voglio chiederti: qual è la vera condizione della donna in Afghanistan? Non dico solo ora, ma come si è evoluta nel tempo? Come si è arrivati anche alla condizione di adesso?
Allora, come detto bene, è una cosa che contesto perché il problema della narrazione eurocentrica è che si mette in paragone in maniera valoriale, cioè partendo dal presupposto che il nostro è giusto e il resto sia sbagliato. Questo a prescindere dall'Afghanistan. Cioè, quando si racconta una realtà diversa, lo si fa sempre nell'ottica del nostro modo è più giusto del loro. La donna emancipata in Afghanistan è difficilissimo da trovarlo. Cioè, noi abbiamo pochissime donne, anche politiche, una in particolare, che voglio ricordare è Salah Egha Afar, che vive sotto scorta perché, combatte da anni, il regime dei talebani, perché ricordiamo che i talebani, sì, penso ve l'abbiano, cioè, l'hanno sicuramente ricordato negli eventi precedenti, cioè, non hanno mai abbandonato realmente il paese, cioè se nelle grandi città con le enclavi la presenza della NATO era più semplice per la popolazione sopravvivere, nelle aree rurali i talebani c'erano, la guerriglia è andata avanti, cioè negli ultimi 20 anni la guerra civile c'è stata, i talebani erano presenti nel territorio in maniera minore, ma chiaramente c'erano. Parlare quindi di donna emancipata in Afghanistan è molto difficile. Chiaramente dall'arrivo degli americani nel 2001, soprattutto nelle grandi città, quindi Kandahar, Kabul, eccetera, si sono aperte un po' più porte alle donne. Il ruolo fondamentale è stato chiaramente quello delle organizzazioni umanitarie, sia internazionali gestite dalle Nazioni Unite, ma soprattutto delle ONG, perché senza la presenza di diverse ONG non ci sarebbero stati tantissimi progetti di empowerment femminili, non ci sarebbero stati tantissimi progetti anche per l'istruzione delle bambine. Come si è arrivati a questo punto? Si è arrivati a partire dal 1994, cioè nel momento in cui il regime dei talebani ha preso di fatto in mano il paese, ha portato avanti un sistema di oscurantismo che non ha nulla a che vedere con la religione islamica. Io vorrei sottolineare questa cosa, cioè l'applicazione della Sharia dei talebani non ha niente a che vedere con quella che è la Sharia, non ha niente a che vedere con quello che c'è scritto nella Sunna, non ha niente a che vedere con quello che c'è scritto nell'Islam in generale. Però sappiamo tutti che il patriarcato si manifesta in maniera differente a livello culturale, però è sempre quello in realtà il vero problema. Negli anni 90 c'è stato completamente cioè, l'oscurantismo, cioè l'obbligo del burka. Esempio, il burka non è anche quello, non è un simbolo musulmano, nasce in realtà durante la monarchia di fine 800. Fondamentalmente il burqa lo portavano le donne dell'harem del re. Quindi a un certo punto era diventata addirittura un simbolo di prestigio e il re nel 1962, se non ricordo male, l'aveva reso illegale soprattutto all'interno delle istituzioni o all'interno degli uffici pubblici. Quindi non ha nulla a che vedere con la religione, è un abito tradizionale, è legato alla tradizione, ok? I talebani, che anche lì è una cosa che a me fa venire la pelle d'oca, che sono chiamati gli studenti coranici. Non sono studenti coranici, cioè sono veramente persone estremamente integraliste, la maggior parte delle quali non sa neanche leggere e scrivere. Cioè io credo che abbiano fatto il giro del mondo, soprattutto ad agosto, le immagini dei talebani all'interno delle scuole elementari per imparare a leggere. Cioè stiamo parlando di persone che all'interno del jihad, interpretato come lo vogliono interpretare loro, hanno trovato una sorta di ragione di vita. Chiaramente, nel momento in cui tu prendi il potere, te la prendi con la minoranza, quindi tu te la prendi con le minoranze etniche, te la prendi con le donne, perché come si sa siamo il genere debole, te la prendi con la comunità LGBTQIA+ e cerchi di manipolare le nuove generazioni, quindi manipolare i bambini. Chiaramente c'è una differenza sostanziale, secondo me, tra gli anni 90 e come i talebani adesso stanno limitando le libertà delle donne. Non so se hai un'altra domanda su questo o se posso già aprire la parentesi in merito a una differenza. No, parla liberamente, tanto piuttosto io quando voglio ti blocco e ti faccio delle domande di curiosità, ecco. Perfetto. Allora, come dicevo prima, negli anni 90 è stato molto totalizzante. Cioè, lì si partiva da un presupposto di un conflitto che andava avanti da tempo. Ci sono stati finanziamenti da parte della NATO, degli Stati Uniti, sui Mujahideen, che poi si sono divisi in talebani e il partito di Massoud, con cui c'è scoppiata poi la guerra civile, che poi ha perso e ha portato al potere i talebani. Lì è stato completamente totalizzante. Siamo in un contesto in cui chiaramente
Non avevamo internet, sembra stupido, ma in realtà è fondamentale, perché non c'era nessun modo, no, per le persone anche all'interno del paese per poter avere una via d'uscita differente. Adesso, dopo 20 anni, noi abbiamo una generazione che è nata anche dopo l'11 settembre, quindi è nata dopo il 2001 in Afghanistan. E come dicevo prima, nelle grandi città come Kandahar e Kabul si è creata un'elite, cioè si è creata un'elite di accademiche, che chiaramente non hanno le stesse opportunità degli uomini, cioè non le abbiamo noi in Italia, figuratevi in Afghanistan, perché comunque parliamo di cioè in uno stato in cui un giorno sì e l'altro pure se c'era un'esplosione da qualche parte. Cioè basta veramente parlare con qualcuno di emergency che stava a distanza a Kabul, ogni giorno arrivava qualcuno con un vittima di un'esplosione, ok? Però c'erano donne giornaliste, c'erano donne senza velo, donne col burka, c'era una pluralità. Donne che vanno a scuola, bambine che vanno a scuola, donne che grazie ai progetti come quelli finanziati dal CISDA hanno creato delle microimprese. Quindi iniziava a esserci quel movimento che avrebbe potuto portare a un'emancipazione femminile, perché chiaramente erano gli step precedenti, non c'era ancora il terreno fertile per dire un'emancipazione totale. Nel momento in cui ad agosto del 2020-21, che è 20 ormai io con gli anni della pandemia sono sfasata, scusatemi, nell'agosto scorso ritornano i talebani, non è che sei predisposta a perdere quello che avevi ottenuto. Ed è per questo che i talebani già si sono presentati parlando inglese, cosa che non avevano mai fatto, quindi la lingua del nemico. Sono stati molto ambigui anche nella rimozione dei diritti alle donne. Non hanno rimesso il burka obbligatorio, per esempio. C'è l'hijab obbligatorio, quindi bisogna portare il velo come in Iran, ma non c'è il burka obbligatorio. Hanno limitato l'istruzione, però poi l'hanno tolta, no? Avevano tolto il divieto, hanno messo il divieto di andare a scuola per le bambine, sia nelle scuole medie che poi all'università. Poi hanno tolto il divieto verso novembre dicendo classi separate, che sembra e sembra una barbarie, ma rispetto agli anni 90 in cui le bambine a scuola non ci potevano neanche arrivare, vedete che fanno una mossa diversa perché c'è una sorta di tentativo di imporsi a livello internazionale. Ormai loro sono lo Stato legittimo, loro sono il governo legittimo. Cioè gli Stati Uniti hanno fatto gli accordi con loro. Scusami, ti interrompo perché questo lo trovo un tema estremamente interessante, quello dell'istruzione. Anche perché, soprattutto all'inizio, i mass media hanno puntato tantissimo sul modo in cui venivano tolti determinati diritti. Ma, come stai giustamente dicendo tu, dopo sono stati ridati a pezzetti, forse. Ma questo messaggio qui non è neanche arrivato a noi. Quindi, tante volte si è rimasti fermi allo step precedente, ad agosto, dove tutto era nero, non che adesso non lo sia. Però la situazione anche sull'istruzione, una bambina che nasceva dopo il 2011 aveva diritto di andare a scuola se i genitori l'avessero mandata a scuola. E ora può andare a scuola in classi di genere separato, giusto? E può accedere a tutti i livelli di istruzione o deve fermarsi fino ad un certo punto? Quanti no, genitori... In realtà tu hai accesso, cioè nel senso tu se vuoi andare all'università ce l'hai l'accesso, il problema è che questo è sulla carta, da un punto di vista pragmatico è molto, molto complesso, pieno di famiglie che ha paura a mandare le ragazze a scuola, hanno paura dei rapimenti da parte dei talebani, cioè io sto parlando da un punto di vista de iure, de facto la situazione è drammatica, è devastante, le bambine non vanno a scuola, le ragazze non escono di casa perché hanno paura dei talebani, cioè ci arrivano video di ragazze terrorizzate che dicono aiutateci, i talebani sono alle porte, però da un punto di vista dei iure si stanno comportando in maniera diversa, è innegabile. Da un punto di vista de facto la popolazione rischia, secondo le stime delle Nazioni Unite, entro maggio il 97% della popolazione afghana sarà in fame assoluta, quindi in povertà assoluta, quindi la situazione è chiaramente drammatica, è devastantemente drammatica, però bisogna dire tutto, cioè hanno anche vietato alle donne di partecipare nelle soap opera, hanno tolto i manifesti con l'immagine femminile, addirittura hanno decapitato i manichini, che è una roba che sinceramente di cui non trovo assolutamente il senso di decapitare i manichini, però le donne in televisione ci possono, le giornaliste ci possono essere, cosa che
era impensabile negli anni 90, per esempio. È complessa la situazione e noi abbiamo una responsabilità in questo. Cioè, io voglio, certo, lo urlo proprio, cioè la responsabilità occidentale in questo è evidente, e lo è stato negli anni 90, lo è adesso ancora di più, ma apro una parentesi che non ha a che fare direttamente con le donne, ma ricordiamo che il nostro Stato, cioè l'Italia, ha lasciato a terra a Kabul persone che erano presenti nella lista di evacuazione, che sono persone che sono state completamente abbandonate dal sistema. Gente che rischia la vita perché, avendo collaborato con le nostre organizzazioni o con il nostro Stato, è ricercato dai talebani, che sta scappando illegalmente negli altri stati per riuscire a venire in Italia, e le nostre ambasciate non stanno rispondendo. Noi abbiamo la responsabilità, noi abbiamo fior fior di afghani sul nostro territorio europeo che vive nei campi profughi, a cui non si sta concedendo lo status di rifugiato, e mi chiedo come sia possibile non dare agli afghani lo status di rifugiato. Noi abbiamo rispedito, soprattutto la Germania, una cosa come, se non ricordo male, quasi 10.000, se non di più, richiedenti asilo afghani in questi 10 anni, perché si considerava l'Afghanistan un paese sicuro. E a maggior ragione abbiamo i fondi del Fondo Monetario Internazionale, che sono 450 milioni di dollari, oltre i 9 miliardi di dollari del governo afghano, bloccato negli Stati Uniti. Quindi, per quanto a noi ci fanno schifo i talebani, a me fanno schifo in primis perché è per colpa loro che la mia religione è considerata una religione di merda, ed è per colpa loro che io subisco islamofobia in Europa, nel momento in cui è il governo legittimo, legittimato dagli Stati Uniti, perché gli accordi li ha fatti Trump con i talebani, tu non puoi bloccare i fondi, perché la gente sta morendo di fame. Certo. Stanno vendendo i bambini perché non hanno i soldi per mangiare, gli afghani. Cioè, le notizie che arrivano dall'Afghanistan sono terribili. E noi abbiamo una responsabilità enorme in questo, e trovo vergognoso che i miei colleghi da fine agosto abbiano completamente dimenticato, anzi, dalla conferenza stampa in cui il nostro governo dei migliori parlava di corridoi umanitari che non sono mai stati aperti a inizio di ottobre, che non sono mai stati aperti quei corridoi umanitari. Quindi apro e chiudo la parentesi sulle nostre responsabilità, sulla loro condizione. Senti, parlando di condizione drammatica, che purtroppo in un modo o nell'altro ne siamo venuti tutti a conoscenza, cosa pensi che potrebbe far scattare una molla per indirizzare un qualcosa verso un cambiamento? Non sappiamo se ci sarà un cambiamento positivo, un cambiamento negativo, se sarà nell'immediato, se ci vorranno 10 anni in questa condizione. Però secondo te, tu perlomeno, che cosa percepisci nel paese adesso e come pensi che possa evolversi questa situazione? Allora, la popolazione è chiaramente terrorizzata, e lo abbiamo visto dalle reazioni appunto da agosto in poi. Come sempre l'elite del paese è scappata, quindi è rimasta quella popolazione, quella più in difficoltà. In questi giorni a Oslo è in corso una conferenza proprio ad hoc sull'Afghanistan, sono arrivati dei delegati dei talebani, ci sono membri della società civile, ci sono membri dell'ex governo, e hanno appunto aperto questo tavolo di discussione proprio in merito alla questione di come gestire la situazione, che è catastrofica, perché la crisi umanitaria in Afghanistan è davanti agli occhi di tutti. Non saprei risponderti, nel senso che sono molto cinica, questo purtroppo è come funziona lo scacchiere internazionale. Nel momento in cui c'è un governo legittimo, ci può stare antipatico, ci può essere tutto quello che volete, però non è che Bin Salman lo paghiamo perché è un dittatore antipatico, però ci fa i nostri comodi, mentre con gli altri non ci parliamo. Cioè, io credo che è il discorso che fa di fatto il governo norvegese, io non riconosco i talebani come governo legittimo, ma al momento sono loro che guidano il paese, quindi se io voglio far sì che la situazione migliori, non posso che non parlare con loro. Certo, certo. Quindi in realtà io non ho una visione molto positiva, nel senso che è una situazione che va avanti da 40 anni, e quindi è difficile anche immaginare
come si possa muovere, come possa cambiare, come possa evolvere, perché poi all'interno abbiamo anche Isis Kay, cioè ci sono troppe problematiche anche tribali, tra rivalità tribali, soprattutto nelle aree rurali, e poi resterà comunque un punto strategico importante l'Iran, il Pakistan, la Cina, è molto complesso. Io sono anche molto dell'idea che nessuno vuole che si sistemi la situazione, un po' come la Libia, cioè fa comodo alle grandi potenze che quella situazione rimanga così di stallo. Questa è la sensazione che ho io. Sia sempre un po' fragile, possa mutare, sì, in base agli interessi altrui, mettiamola così, probabilmente. Sì, assolutamente, secondo me sì. Senti, parlami di grandi differenze tra le aree rurali e le città. E queste differenze appunto si sono viste poi tanto nella crisi di agosto, ma sicuramente c'erano tanto anche prima e ci sono tantissimo anche ora. Quanto trovi che sia radicato il pensiero talebano nelle aree rurali e quanto la donna soffre di più nell'area rurale rispetto che nella città, probabilmente? Allora, non credo sia una questione prettamente legata all'ideologia talebana, ma è proprio una questione tribale, cioè la tribù Pashtun è quella che più appoggia, ok, i talebani. Ci sono altre tribù, altri gruppi etnici che invece sono perseguitati da sempre, non soltanto dai talebani ma anche da altri. È chiaramente più semplice entrare nelle aree rurali perché non sono persone istruite. Nel momento in cui, cioè è più semplice far passare un'ideologia radicale in persone non istruite. Poi in realtà Daesh, ossia l'ISIS, per quanto riguarda soprattutto i foreign fighters, ha dimostrato anche il contrario, che fior fior di accademici poi si sono arruolati nelle linee di Daesh. Però in realtà è più semplice, uno da un punto di vista proprio fisico, cioè l'Afghanistan geograficamente è molto complessa, ok? È un territorio difficilissimo ed è stato difficile soprattutto per le truppe NATO, ed è per questo che ha fallito la campagna, combattere con i talebani nelle aree rurali. Io credo che anche a un certo punto tu possa non aver scelta, cioè non è che hai molte opzioni. O vieni decapitato, perché è successo, o abbracci magari anche, non è vero che l'abbracci, però dici che ti stanno, certo, bene i talebani. Meno. Certo. Capito? E questo è stato più semplice nelle aree rurali per il semplice fatto che, come dicevo prima, le aree rurali sono un terreno di guerra da quando sono arrivate le truppe. Cioè dal 2001 ci sono sempre stati conflitti. A un certo punto nel 2015, in pochi si ricordano, ma quando nasce Daesh in Siria, nasce anche l'ISIS K, appunto, che è il distaccamento del Khorasan tra l'Afghanistan e il Pakistan e parte dell'Iran. In quel momento i talebani si alleano con la NATO per combattere contro ISIS K. Quindi c'è anche un cortocircuito a un certo punto, totale. Tu non sai più chi è il tuo nemico, cioè prima erano i talebani, poi dopo non sono più i talebani, ma sono i terroristi dell'ISIS, quindi cioè, si crea proprio una situazione molto complicata. Chiaramente, come dico sempre, le donne, le bambine sono le persone che hanno subito di più questa cosa, perché schiavi sessuali, venivano vendute come schiave, cioè le solite cose orrende che succedono in aree di conflitto. Nelle città erano più tutelate, chiaramente, perché erano le enclavi di presenza dei italiani, americani, tedeschi e britannici, quindi... Cioè noi eravamo a Kandahar, per esempio. Probabilmente, scusami? Si riusciva nelle città anche a fare più comunità, più aggregazione tra le donne, cosa che magari nelle aree rurali veniva un po' meno, presumo. Sì, perché più che altro è proprio per uno sviluppo dello... Cioè in tantissimi paesi vediamo, no, questa discrepanza enorme tra quello che è stato in Italia un po' di anni fa, adesso in altri paesi in via di sviluppo lo vediamo ora, cioè basta andare in Nigeria, hai Lagos che è una metropoli, cioè non è una città, è una metropoli, e poi hai le aree rurali che sono ancora senza acqua corrente, eccetera. Quindi in questi paesi in cui l'agglomerato urbano diventa poi il centro, no?
della vita del paese, le università sono lì, le fabbriche sono lì, le aziende sono lì, è inevitabile che diventi anche il centro della cultura e un luogo di opportunità per tutti. E quindi era più semplice per le donne, chiaramente, nella difficoltà, perché poi chiariamo, nella difficoltà era più semplice nelle città che nelle aree rurali, anche perché poi a un certo punto magari tu non hai neanche studiato, ti sei trovata con tot figli, non ti viene neanche il problema dell'emancipazione nelle aree rurali, se devi sopravvivere. C'è anche questo, secondo me, che a volte noi ci dimentichiamo, che a volte anche lottare per i propri diritti diventa quasi un privilegio, perché comunque hai lo stomaco pieno e non è poco. Assolutamente. Senti, per quanto riguarda lottare per i propri diritti, per i propri ideali, leggevo qualche giorno fa un articolo che parlava di queste donne afghane che adesso l'unica cosa che possono fare è ritrovarsi in delle case private per cercare di mettere giù a tavolino davvero una strategia, se è possibile. Per quanto siano terrorizzate poi di essere trovate nella stessa casa privata, tutte insieme a parlare di diritti umani, di diritti civili. Anche questa cosa qui è tragica, poi appunto non finiamo nel paragone, per noi è assurdo. Però davvero pensare a queste donne che neanche in casa possono parlare liberamente di ciò che gli spetterebbe di diritto è probabilmente follia. Non è molto diverso da quello che poteva succedere qua pochi anni fa, eh? Ricordiamoci anche che per noi può essere follia perché siamo una generazione recente, ma non lo è, ma non lo è. È una forma di resistenza, cioè una cosa che abbiamo visto chiaramente a partire da agosto è che la resistenza è donna. Sono le donne che scendono in piazza, sono le donne che stanno lottando e alzano la voce, arrabbiandosi anche con i loro uomini, tra l'altro, perché loro dicono: vabbè, per voi è facile, cioè, abbassate la testa, non vi lamentate, però potete continuare a fare quello che volevate fare, per esempio. Per noi no, e sono tantissime le manifestazioni di sole donne, e credo che è una cosa bellissima anche poi, insomma, vedere tutto questo fermento, tutto questo movimento. Sì, che secondo me è una cosa, per esempio, che noi nel nostro territorio privilegiato europeo abbiamo perso. Cioè la presenza femminile nelle piazze, noi l'abbiamo persa. Cioè abbiamo visto il Sud America, Nord Africa, io sono mezza tunisina, quindi per me cioè, la nostra primavera era donna, cioè la nostra rivoluzione è stata femminile. Cioè la presenza proprio col il corpo fisico e politico in piazza, no? È la loro forma di resistenza, cioè non possono fare altrimenti, nella consapevolezza di sapere cosa stanno rischiando, perché certo. Rischiano tantissimo, però non si possono fermare, perché non possono pensare di passare da essere, che ne so, ricercatrici a dover stare chiuse in casa perché il talebano di turno ha deciso così. Che lo Stato vuole questo. Sì, che poi ricordo, cioè ripeto, i talebani stanno cercando di fare una pulizia di cioè una ripulitura d'immagine, quindi dire no, potete andare in giro, eccetera. Però tu hai anche il problema dell'aggressione dei singoli talebani. Cioè se anche il governo dice la donna può andare a scuola, la donna può andare a lavorare, abbiamo bisogno che tornate a lavorare, tutta la questione legata alla donna e al lavoro, soprattutto nelle istituzioni pubbliche, no? A inizio settembre, quello che dice no, andate a lavorare, lo Stato vuole che voi lavoriate, soprattutto alle infermiere e ai medici. Il problema era bloccare poi ai posti di blocco i talebani dall'aggredire quelle donne che stavano andando a lavorare. C'è anche tutta questa parte, no? Dell'orda di talebani che non è che siano istruiti, cioè non sanno neanche leggere e scrivere, quindi non ci arrivano, cioè non... Sì, per sì, questo sì. Io aborro quando sento dire studenti coranici, non sanno manco leggere, che cosa studiano, scusatemi, cioè non diamogli un nome che non si meritano, per esempio. No, e poi sempre accostando, come dicevi prima tu, l'essere talebano al Corano, che insomma non c'entra nulla ed è assolutamente follia. Esatto, è una follia vedere due cose totalmente differenti messe a paragone anche lì.
Sì, no, ma poi sono in antitesi perché, per esempio, c'è la prima sura del Corano che dice devi studiare in modo tale che nessuno ti possa influenzare. Questi non sanno studiare, cioè non leggono. Quindi vedi già che c'è un Sì, momento vabbè. di. Presumo sia anche un'interpretazione tutta loro del Corano, se vogliamo, insomma, nel Sì, senso che. certo. Io comunque continuo a dire ringraziamo Reagan e coloro che hanno finanziato Bin Laden e i Mujahideen quando gli faceva comodo contro l'Unione Sovietica. Perché sul New York Times c'erano fior fior di pagine su Osama Bin Laden, il liberatore dell'Afghanistan. Cioè, per dire. Però ce lo dimentichiamo perché ritorniamo sempre in quello che dicevamo prima, no? Dei grossi interessi che si muovono, no? Certo. Chiaro. Va bene, senti, io inizierei a pensare un po' se il pubblico magari ha qualche domanda, che così intervalliamo la nostra chiacchierata e chiediamo se qualcuno ha delle curiosità. Certo. Pubblico? È un pubblico timido. Ha parlato lei la filo del tuo, hai parlato di Certo. resistenza e Corano, hai citato il primo precetto, mi esprimo in malo modo, mi dispiace, ma il primo Non ti precetto quale sarebbe? preoccupare. Quale può essere il modo di usare il Corano come resistenza, oltre a questo? Se è possibile riappropriarsi delle sacre scritture della religione islamica per trasformarle in un percorso di resistenza? Allora, grazie della domanda intanto perché è la prima volta che mi fanno una domanda di questo tipo e sono molto contenta. In realtà si sta già facendo, cioè non solo in Afghanistan, in tutto il mondo musulmano, lo fanno soprattutto le femministe islamiche, cioè cerco di semplificare proprio ai minimi termini. Le fonti dell'Islam sono il Corano, la Sunna e poi le interpretazioni degli sheikh, che sono queste figure importanti, tipo i teologi, ok? Il problema qual è? Che per tradizione il Corano arriva direttamente da Dio tramite l'Arcangelo Gabriele, quindi non può essere modificato. La Sunna è un po' come il Vangelo, quindi è la raccolta della vita del profeta. Il problema qual è? Che gli edit della Sunna sono stati raccolti anche tantissimi anni dopo la morte del profeta, quindi la veridicità di quello che c'è nella Sunna viene meno, cioè se un edit è del 300 d.C., scusate, no, facciamo finta, cioè non c'entra niente con la vita di Cristo, cioè se il Vangelo fosse stato scritto 900 anni dopo c'è un problema. Cosa fanno i talebani e tutti i movimenti integralisti? Prendono questi hadith, tipo il velo obbligatorio, tipo le quattro mogli, in un certo modo, tutta una serie di cose. Prendono quegli hadith e dicono: guarda che c'è scritto così. Tu hai tutta quella parte del femminismo islamico che invece ti prende il Corano e dice: no, zii, nel Corano c'è scritto un'altra roba, e questo non è da interpretazione, qui c'è scritto. Quindi in realtà c'è un movimento. Il problema è che fisicamente in Afghanistan è estremamente difficile per tutto quello che dicevamo prima, cioè le femministe islamiche nascono all'interno delle università. Sono delle accademiche, sono delle persone che studiano, sono in un contesto safe. Chiaramente a Kandahar, a Kabul, nelle università si iniziava a parlare di quello. Addirittura c'era un teologo egiziano che è stato evacuato di urgenza ad agosto, che era da una quindicina d'anni, che portava avanti una scuola a Kabul, se non ricordo male, proprio sull'educazione degli afghani ha un'interpretazione diversa da quella dei talebani, mettendo in evidenza tutte le problematiche delle interpretazioni dei talebani. Il problema è che era un lavoro che si stava facendo, ma chiunque riusciva a fare questa cosa è stato evacuato, anche perché tu adesso rischi di essere condannato per eresia dai talebani, perché quelli sono matti come dei cavalli, e quindi diventa estremamente difficile. È molto complicato, cioè, basti pensare anche tipo le carceri, se voi andate nelle carceri, cioè vedere chi c'è nelle carceri afghane in questo momento, non sono tanto criminali, cioè si parla di tossicodipendenti, si parla di piccoli furti, e chiaramente carcere punitivo. Quindi è molto complesso. Servirebbe la cultura, ma purtroppo non è facile.
Altra cosa, io lo do per scontato, la stragrande maggioranza degli afghani sono musulmani, quindi di per sé chi fa una resistenza nei confronti dei talebani portando avanti di fatto la religione così com'è si è già riappropriata, secondo me, del Corano stesso, che era un po' il motivo per cui io quest'estate ho smattato quando vedevo i post del paragone donna col burka, donna occidentale col bikini, cioè ci stiamo dimenticando che lì sono comunque musulmane, non c'è scritto da nessuna parte che vogliono mettersi il bikini, e lo dico da musulmana che va in giro col bikini, la minigonna, che ha i tatuaggi e i piercing, cioè è proprio l'idea di base, no? Che ci dimentichiamo che comunque loro lo sono musulmani, quindi in realtà combattere l'ideologia talebana dicendo non è così è già un modo per riappropriarsi della propria religione, secondo me. Spero di aver risposto. Marta, abbiamo un'altra domanda. Quindi. Ok, aspetta che provo a girare la fotocamera, così ti faccio vedere anche la sala. No? Vai, sì, carina, così vede la tua audience. Bisogna solo ricapire come avevo fatto, sai? Ah, ok. C'è questa bellissima inquadratura. Ok, questa qui è la sala. Ma che bello, quanta gente, che bello, grazie. Ci dovrai venire a trovare domenica, insomma. E quindi verrò, appena la situazione Covid migliora vengo sicuramente, perché la vostra è una bella zona, tra l'altro. Sicuramente meglio di Milano. Gio, prego. Sì. Ma riesci a sentirmi da qui? Sì, ti sento. Ah, pazzesco. No, volevamo chiederti un'ultima domanda che è un po' ampia ed è di natura, se vuoi, sia culturale che sociale che economica, legato a quello che è il business che vi è dietro l'occhio. Ecco, questo che è un mercato interessantissimo, chiaramente, perché dove c'è la guerra e la delizia dei mercanti, quindi chiaramente l'occhio racchiude un po' questa frase. Che cosa pensi che sia successo in quello che era il precedente governo legittimo, virgolettato, dei talebani, in quello che è successo quando ad agosto sono ritornati alla carica? Che cosa è successo con quello che è stato il repulisti delle strade, no? Questa idea di emanare potere, controllo, ordine sociale su un tema che è quello della droga, chiaramente, che apre una ferita in qualsiasi paese in realtà, perché controllare questo aspetto è problematico. Che cosa ci dici in merito? Allora, vi dico intanto che in 20 anni, quindi dal 2001 al 2021, la produzione di oppio è tipo quintuplicata, ok? Ed è abbastanza colpa degli Stati Uniti. Scusatemi, io su questo sono abbastanza tranchant, nel senso che chiunque conosca un po' la politica interna americana sa delle lotte al narcotraffico, alla tossicodipendenza, tutta la questione dell'oppio, del crack, dell'eroina, soprattutto nei quartieri black, eccetera. E l'Afghanistan è un territorio super favorevole alla coltivazione di oppio, ma anche molto favorevole alla produzione di cotone, ok? Fondamentale questa cosa qua, perché chi è il primo produttore di cotone al mondo? Gli Stati Uniti. Quindi io non posso crearmi concorrenza con uno Stato che ho occupato, facendogli coltivare cotone e quindi impedendo a me di vendere il cotone. Sono state quadruplicate o quintuplicate, adesso non mi ricordo bene, ma so che stiamo parlando di un numero esorbitante, ok? Di aumento della produzione degli Stati Uniti, scusatemi, dell'oppio. Da parte dell'Afghanistan, chiaramente l'oppio diventa eroina, ma può essere utilizzato per altro, cioè è utilizzato, gli oppiacei sono utilizzati come medicinali, quindi esattamente come le foglie di coca, cioè è una lavorazione poi che porta chiaramente alla produzione dell'eroina. I talebani però in realtà cioè fanno al tempo stesso una guerra ai tossicodipendenti locali, però hanno deciso tra l'altro di ridurre comunque la sovrapproduzione, nel senso che non vogliono bloccare la produzione di oppio, cioè sanno benissimo che è un introito sia da un punto di vista dei mercati legali, quello delle medicine eccetera, sia chiaramente da un punto di vista dei mercati illegali.
perché si muovono di pari passo. Addirittura stavano facendo una strategia di riduzione della sovrapproduzione per mantenere il prezzo, cioè il classico, no, aumento, abbassamento della domanda, del prezzo, per far sì che comunque ci sia un'entrata. Ed è anche legato al fatto di cui, cioè, di cui prima, cioè che hanno i fondi bloccati, quindi da qualche parte gli introiti devono entrare. È sempre molto ipocrita il mondo che si gira intorno a certe produzioni e soprattutto certi governi. Cioè, noi abbiamo una lotta sempre portata avanti cioè, a livello interno, però è una delle... La droga, le armi, il petrolio sono i mercati più fruttuosi per uno Stato. E quindi a questo punto, cioè, è difficile credere che ci sia un azzeramento totale. L'intransigenza è chiaramente nei confronti dei propri cittadini, che sono trattati veramente come... Cioè, ci sono dei reportage veramente molto crudi, che non è semplice sostenere tutto un documentario all'interno delle carceri afghane in merito appunto ai consumatori di oppio. Però è così, cioè l'Afghanistan e il sud-est asiatico sono il motore del traffico dell'eroina. Cioè se la cocaina è narcotraffico, quindi Centro America e Sud America, cioè l'Afghanistan produce l'85% dell'oppio mondiale. Cioè l'85%. Quindi mi viene anche un... Cioè, come possiamo credere che effettivamente annulleranno la produzione? Cioè, è proprio... E poi anche lì, ripeto, cioè, si vede un po' l'ipocrisia occidentale, cioè noi facciamo una guerra, soprattutto, ripeto, cioè, gli Stati Uniti sulle droghe interne sono intransigenti, però invece di permettere loro di coltivare cotone, fanno produrre l'oppio. Grazie. Figurati. Io ho una domanda. Hai parlato di resistenza. Volevo sapere se esistono nel paese organizzazioni di resistenza di una certa entità e poi comunque in tutte le lotte c'è sempre una figura di un leader. E quindi se ci sono stati in passato figure di leader o oggi ci sono figure di questa entità che vale la pena magari approfondire nella loro storia, nel loro percorso, diciamo. Assolutamente, ed è la figura di Massoud. Massoud padre e poi Massoud figlio. Allora, come dicevo prima, Massoud e il Mullah, adesso non è il Mullah Omar, perché io con i nomi faccio veramente fatica, sono una persona pessima, sono bravissima con le date, ma con i nomi ogni tanto... Sì, no, era il Mullah Omar. Erano insieme i Mujahideen a combattere contro l'Unione Sovietica, dicevo prima, no? A un certo punto si dividono in due gruppi. Da una parte abbiamo Massoud, che governava, che è il leone del Panjshir, quindi che governava il Panjshir, sì, che è l'area al confine con il Tagikistan e l'Uzbekistan, quindi l'area nord, ok? E poi dall'altra c'erano i talebani, che si sono fatti la guerra fino al 94-95. Massoud, tra l'altro, perde, ok? I talebani occupano il territorio, viene ucciso il 9 settembre 2001, due giorni prima l'attentato alle Torri Gemelle. Suo figlio, quest'estate, quando i talebani hanno preso Kabul, perché ricordiamoci che la dipartita dell'Afghanistan non è di una settimana, ma è Kabul che è caduto in una settimana, erano mesi che ormai i talebani avevano occupato i territori, si sono rimessi insieme nel nord del paese, nella zona del Panjshir. Quindi il figlio di Massoud ha cominciato una sorta di resistenza nei confronti dei talebani. Qual è il punto? Che da un punto di vista di notizie arrivano pochissime informazioni, nel senso che sembrerebbe che la fazione non sia così numerosa come volevano far credere quest'estate, quindi sembrerebbe che in realtà, a parte il numero enorme di persone che hanno lasciato il paese quest'estate, cioè le evacuazioni sono state veramente importanti, si parla di circa 5 milioni di afghani che hanno lasciato il paese, non arrivano notizie di riuscita, cioè di ripresa del territorio.
soprattutto per quanto riguarda le grandi città, cioè la maggior parte della guerriglia è appunto nell'area nord del paese. E poi c'è la questione appunto che si è messa in mezzo questa ISIS-K di nuovo, che non si capisce bene in realtà da che parte stia, ecco. Però sì, io direi la figura di Massoud, cioè se volete approfondire una componente di resistenza, sicuramente sia Massoud padre, quindi Ahmad Massoud, che è il figlio, che credo si chiami Ahmad Massoud Junior, una roba del genere, credo si chiami come il padre, tra l'altro. Loro sono, cioè la loro fazione è quella più importante, ecco, cioè il fronte islamico unito è quello più importante come figura della resistenza afghana nella storia del paese, ecco. Tornando invece al discorso delle donne, tralasciando il periodo in cui c'è stato i talebani sono stati al potere e questo periodo drammatico in cui tutto sta tornando tremendamente indietro, no? Magari un po' coperto da questa ipocrisia, no? Di far vedere che no, le donne possono ancora andare a scuola, eccetera, eccetera, però insomma... è chiaro, no? che se sono minacciate della vita non ci vanno a scuola, insomma, no? Se le famiglie, esatto, non hanno i soldi per comprargli i libri non ci vanno a scuola, perché c'è questa povertà che sta veramente drammaticamente uccidendo il paese. Però insomma, tralasciando il periodo del potere dei talebani, cioè, io quello che volevo chiederle è dal punto di vista giuridico, prima, i governi prima dell'occupazione da parte dell'Unione Sovietica, dell'inizio della guerra, della resistenza, eccetera, e poi nel periodo in cui ci sono stati i governi occidentali, che cosa hanno fatto dal punto di vista giuridico? Cioè, io in mente, no, l'Italia ha una legge per l'aborto, una legge per il divorzio, un diritto di famiglia, tutte leggi che abbiamo conquistato dagli anni 70, e neanche tanto facilmente, no? Se ci sono stati referendum abrogativi, eccetera, eccetera. Però, va bene, li abbiamo, no? Cioè, una donna in quel paese, nell'Afghanistan, a quali leggi può appellarsi? Non dico adesso, ma per capire in generale la condizione della donna in Afghanistan. Cioè, adesso non ha più niente. Però, visto che è un paese, da quanto ho capito dagli incontri precedenti, che ha sempre dovuto, i Pashtun sono stati praticamente la tribù al potere, giusto? E ha avuto sempre la necessità però di fare dei compromessi con la religione islamica, no? Che era quella dominante, no? Giusto? Quindi in qualche modo la religione sono sempre state un po' confessionali, anche prima di tutto il casino dei talebani, giusto? Allora, che razza di leggi c'erano? Cioè, ci può dare un quadro? Allora, grazie della domanda. Se togliamo gli ultimi 20 anni, perché chiaramente poi i governi che ci sono stati dal 2001 in poi sono stati di fatto governi fantoccio, quindi non è che si è potuto fare chissà che come grosse modifiche dei testi di legge, e togliendo poi gli anni 90 che hanno visto appunto la presa del potere da parte dei talebani. Quindi se facciamo un parallelo tra il periodo monarchico e quello dell'occupazione sovietica, perché sono di fatto gli unici due momenti in cui si può magari parlare di un ordinamento giuridico, la legge si conformava alla Sharia, non intesa come quella dei talebani, ok? Soprattutto nel periodo monarchico, quindi c'era la questione di un'eredità impari tra figlio maschio e figlia femmina. La questione, l'aborto era legale solo ed esclusivamente per salvare la vita della donna, come quasi ovunque nel mondo in quel periodo. Aveva meno potere, cioè non poteva divorziare lei, cioè il divorzio era legale soltanto se era il marito a chiedere il divorzio, cioè era più o meno in linea con la situazione negli altri paesi dell'area. Con l'Unione Sovietica, con l'occupazione sovietica, c'è stato un tentativo di arrivare a una parità di diritti, perché sappiamo che su certe cose l'Unione Sovietica
era un po' più avanti, cioè basti pensare che l'aborto era è stato introdotto nel 1917, per esempio, in Unione Sovietica. Il problema è che è durata... l'occupazione sovietica era problematica sotto tutti i punti di vista, che sappiamo, perché era comunque un'occupazione, ma ha cercato di laicizzare lo Stato, quindi ha cercato di laicizzare comunque l'ordinamento, la Repubblica Democratica dell'Afghanistan socialista. Durata troppo poco, perché poi con lo scoppio della guerra tra i Mujahideen e l'Unione Sovietica, l'arrivo dei talebani poi, eccetera, quel poco di diritti che si erano ottenuti sono venuti meno. Quindi bene o male hanno cercato di impostare l'ordinamento come l'ordinamento sovietico, perché era di fatto uno stato satellite dell'Unione Sovietica. Quindi quei diritti che erano stati già acquisiti appunto sulla parità, sull'istruzione, sull'aborto, eccetera, sono durate molto molto poco, ecco. Ok. Bene. C'è qualche altra domanda? Siamo... No? Gio, vieni qui. Non ci sono altre domande. Ah, aspetta, dunque. Inquadra per favore la chat, vedo ora, scusate. Ah no, vi avevo scritto io prima, ragazzi, se vedete la stessa cosa, perché quando non mi sentivate. Forse è il messaggio che vi ho mandato prima quando non mi sentivate, per capire se il problema era di device. C'è la Carlotta attiva adesso. Perché io non vedo la chat live, scusate, ho detto una fesseria. Non la vedi? Ok, allora. No, la chat... Sì? Allora, te la leggo io. Ah. Ciao Leila, intanto grazie. Sempre in relazione al tema del narcotraffico, dei talebani, vorrei porti una provocazione. Cosa ne pensi dell'affermazione di Saviano nel dire che i talebani non sono fondamentalisti che vendono droga, ma narcotrafficanti con metodi terroristi di controllo? Quanto peso ha questo commercio nel controllo dei talebani del territorio afghano e delle relazioni internazionali rispetto alle altre componenti del loro governo? Grazie mille per questo interessante incontro. Allora, grazie a te per la domanda. Saviano dice cose giuste e sbagliate insieme, nel senso che sono fondamentalisti che fanno narcotraffico, cioè una cosa non esclude l'altra, cioè negare che i talebani siano fondamentalisti è una fesseria, negare che siano anche narcotrafficanti è una fesseria, cioè sono entrambe le cose. Daesh, ragazzi, l'ISIS si basa sul narcotraffico, sul traffico delle armi, sul traffico delle donne, sul traffico degli organi, però non puoi negare che siano fondamentalisti, cioè perché una cosa dovrebbe escludere l'altra? Cioè sono entrambe le cose, sono un gruppo di fondamentalisti che hanno capito che l'oppio è la principale fonte di economia nel loro paese, per quello di cui parlavamo prima, e quindi fanno narcotraffico. Cioè secondo me non ha molto senso escludere le due cose, cioè come la mafia, i mafiosi sono persone estremamente cattoliche, perché se non fanno le marce con la statua della Madonna quando muore un boss si sentono male, ma al tempo stesso sono dei criminali narcotrafficanti, cioè criminalità organizzata, cioè sono assolutamente entrambe le cose secondo me. Cioè, non c'è bisogno di dover dare un'etichetta così... Cioè, non è che una cosa esclude l'altra. Certo. È che lui è esperto, in teoria, di sociologia della criminalità organizzata. Forse lo è un po' meno delle organizzazioni terroristiche a stampo fondamentalista. Ognuno ha il suo expertise. E a volte Saviano se lo dimentica, però. Ok. Siamo? Io ho un'altra domanda, se... Vabbè, ho già salutare Giuseppe che ci segue da casa. Ciao Joris. Sono io, no, volevo chiedere una cosa che non c'entra tanto sull'Afghanistan, ma più riallacciandomi all'eurocentrismo. Ci sono degli altri modelli di sviluppo a livello di diritti civili e sociali, se non appunto oltre all'Occidente, che siano ideali o anche reali?
magari nell'ideologia di qualche pensatore oppure in qualche magari stato più illuminato del mondo, diciamo. Tu che comunque allora... sei anche trattata la situazione globale, si è rintracciato magari qualche modello che non dico si possa applicare all'Afghanistan, ma che comunque possa essere fonte di ispirazione, diciamo. Ok, allora, io penso che ispirarsi ai modelli, ma anche al modello occidentale, di per sé non sia sbagliato. Cioè, in un mondo globalizzato è ovvio che tu vai, se vedi una cosa che funziona, ti devi ispirare a quella, cioè sia occidentale o no, eccetera. Il problema è l'imposizione, cioè, quindi se io arrivo e te lo impongo di principio, senza che io abbia magari la minima idea di che cosa tu stia parlando, è un po' complesso. L'esportazione della democrazia non funziona sotto nessun tipo di vista, neanche se fosse un modello diverso, secondo me. Cioè, se anche io dico, no, io sono la democrazia illuminata musulmana, vengo e ti importo il mio modello, il risultato, secondo me, sarebbe catastrofico uguale. Cioè, il processo democratico deve partire all'interno del paese. A livello di pensatori, secondo me, io conosco poco l'America Latina, quindi sicuramente c'è qualcuno anche di là, ma non è mia area di competenza. Io consiglio di andare a leggere in generale, a prescindere dall'Afghanistan, ma proprio per vedere che esistono modelli diversi. I grandi rivoluzionari africani che sono stati fatti fuori durante la guerra fredda, da Sankara a Lumumba, a Fanon, i grandi rivoluzionari africani socialisti avevano dei modelli ben precisi, anche a livello di diritti. Io sottolineo sempre, quando mi capita di fare lezione su decolonizzazione e orientalismo, che tantissimi diritti negati nei nostri paesi di origine dipendono dalla colonizzazione occidentale. Il codice napoleonico è stato uno delle catastrofi da un punto di vista di ordinamento e di diritto all'interno delle colonie francesi, per esempio. Quindi decolonizzare quello, partire da diversi rivoluzionari che ci sono stati, ma a cui non hanno lasciato l'occasione di poter governare i loro paesi. E il problema lì, secondo me, non è questione di modello, cioè è che non hai proprio l'attore in grado in questo momento di anche ispirarsi a un modello. Cioè, io non mi aspetto che possano essere i talebani a ispirarsi a un modello diverso. Bisogna capire come far smantellare quel sistema lì, secondo me. Però non lo possiamo capire noi, cioè non possiamo, secondo me, avere noi in mano la sfera di cristallo e dire, guarda, a sto punto, a sto giro, invece di investire sul Mujahideen, investo su Tonio Cartonio e vediamo se il modello funziona, perché con Karzai non ha funzionato, per esempio. Modelli di applicazione ce ne sono, poi dipende dalle sensibilità di ognuno, cioè, per esempio, il modello laico, tarata Turk, e per esempio i generali potrebbe essere di ispirazione, che non vuol dire il punto di arrivo, perché aveva dei problemi. Il modello che abbiamo noi in Tunisia può essere di ispirazione, ma anche quello ha dei problemi. Poi ogni paese ha sé, cioè lì c'è anche tutta la questione delle tribù, come la gestisci la gestione del potere a livello tribale. Nel momento in cui, che è un po' come in Libia, no? Che abbiamo Fezzan, Cirenaica e Tripolitania, con le tribù che sono rivali tra loro e quindi non accettano che un altro possa essere al potere, più complesso rispetto magari a un paese che è etnicamente omogeneo. Quindi modello ad hoc a cui ispirarsi non è difficile. Chiaramente sono in una regione in cui non hanno dei vicini di casa a cui ispirarsi, perché abbiamo l'Iran da una parte, abbiamo il Pakistan dall'altra, tutto il resto nel sud-ovest asiatico, tra ISIS e dittature non se ne esce fuori, le ex repubbliche sovietiche, che anche loro non è che siano messe benissimo a livello di democrazia, è complesso. È da capire come riuscire a far decadere i talebani, che adesso hanno di nuovo il potere, e la vedo difficile in breve tempo, cioè secondo me ci vuole un po' di tempo. Anche perché a livello internazionale non abbiamo degli attori in grado di gestire la situazione, cioè non ci sono degli interlocutori in grado.
abbiamo un'elite politica internazionale che è da mettersi le mani nei capelli per quanto riguarda le crisi geopolitiche. Ok. Bene, penso che siamo a fine dell'evento. Di qui? Dai. Dai. Ti alzi con me? Ma sì. Ma facciamo, tiriamo le fila. Ballo. Dai, ballo. Okay. Non si può fare qua. Ok. Vai, vediamo come ti vediamo lei. Come vai a tirare? Salta, alza. Avanti a noi. Ok, lei la ascolta. Siamo solo ci tagliati, senti, ma sì. Ci siamo. Sì. Di tenerlo tu, presumo. Non l'avevo fatto. Non mi c'è capace. Così ci siamo. Ok, Leila, grazie mille per il tempo dedicato. Abbiamo apprezzato tantissimo. Poi, come abbiamo detto a inizio evento, come anche tu hai potuto sentire e capire, la levatura anche dei precedenti due eventi era, aveva un certo taglio, a tratti nozionistico, a tratti anche esperienziale. Ci sono state persone che hanno letteralmente raccontato della loro esperienza sul campo e siamo felici che con te abbiamo dato un ulteriore, abbiamo aggiunto quel tassello che diceva prima il collega Shafik, quel tassello che è il fatto di parlare di questi fatti nel nostro contesto, un contesto privilegiato. Noi in Europa siamo privilegiati, lo siamo su tutti i fronti, lo siamo soprattutto in Italia rispetto magari ad altri colleghi europei, e quindi siamo veramente felici di questo incontro. Soprattutto alla luce del fatto che tu sei stata molto piacevole, qua ti assicuro che le persone sono state bravissime. Grazie. Io intanto inquadro le persone. Le persone, come dici, sono state bravissime, puntuali, silenziose. Silenziose. Incredibile, perché stanno bevendo tutti alcolici, ti salutano anche dal fronte bancone. Quindi... Tranne Martina. Bene, tranne me e Martina. Esatto, solo noi due non abbiamo bevuto in pratica. Ascolta, noi ti ringraziamo. E magari più avanti, chissà, ci saranno altre occasioni. Noi comunque manteniamo attenta e attiva la linea, quindi su questo ti ringraziamo. E ci sentiamo presto. E ci sentiamo presto. Assolutamente. Noi ti mandiamo dal lago d'Orta, che è lago maggiore. Dal lago d'Orta. Io sono nato sulla... Guai. Attento. Grazie a voi, ragazzi. Poverino, è un campo sensibile. Sì, veramente. Leila, grazie mille. Io intanto, mentre chiudiamo con lei, vorrei ringraziare comunque il locale che ci ha dato l'attrezzatura e la disponibilità, soprattutto, che è una cosa non scontata in questo periodo che è ancora un po' difficile, ok? Sì. Dai, grazie mille. Grazie a voi, grazie per l'attenzione, per le domande, e sono contenta. Purtroppo per la distanza sarebbe stato più bello chiaramente farlo insieme, però spero che ci sarà occasione un'altra volta magari per riuscire a farlo fisicamente insieme, un altro incontro su qualcosa di interessante. È un tema sul quale teniamo il faro puntato, quindi volentieri. Perfetto. Grazie mille. Grazie. Buona serata a tutti. Ma io sono vecchio, non ho più 15 anni.